Per far innamorare un narcisista puoi utilizzare un metodo semplicemente super brutale. In realtà, quando ti interfacci con un narcisista, dovresti pensare forse che non è proprio il caso di quello di portare avanti l'interazione con un narcisista, ok? Sono sporcato qua, non credo, no, ok. Narcisista, parte che voi non siete, cioè non potete tirare fuori diagnosi sul tipo di persona che state conoscendo. Ah, lui è il narcisista, ma tu che cazzo ne sai? Non ne sai sicuramente molto al riguardo, ma nemmeno io non posso dire se una persona è narcisista o meno, ma nessuno può dire. Però posso dire una cosa, posso dire che all'interno della società attuale siamo un po' tutti narcisisti. Tra l'altro, se io faccio questo lavoro, sicuramente sono un narcisista, cioè garantito. Tuttavia, per fare innamorare un narcisista, parti dal presupposto che non vuoi fare innamorare, non vuoi convincere un narcisista a innamorarsi, ma piuttosto vuoi rispecchiare e mimare esattamente le stesse cose che fa, le stesse identiche cose che fa. Rispecchiare e mimare si traduce con riflettere ogni cosa che fa. Quindi riflettere, per esempio, il suo modo di fare schifoso, riflettere il fatto che ti ghosta per messaggio. Riflettere ancora il fatto che, per esempio, in chat, non so, ti risponde in un certo modo, un certo quantitativo di messaggi. Riflettere le attenzioni che ti riversa, che ti riserva. Riflettere tutto quello che riguarda il setting, okay, del vostro rapporto. Cioè, se vuoi fare innamorare un narcisista, il metodo più brutale che c'è è mimare ogni cosa in peggiorativo. Per esempio, il narcisista lo puoi mimare in peggiorativo quando, ti faccio un esempio, lui ti manda due messaggi al giorno, tu gli mandi uno, ok? Una risposta. Cioè, mimi lo stesso stile, ma peggiori addirittura quello stile. Altro esempio classico, magari, non so, ti dice in qualche modo, non so, tu sei un idiota. Ok, sei un idiota, magari sei un idiota davvero, ma anche se lo sei davvero non vuoi accondiscendere. Tu, invece che rispondergli, ah, ma perché mi hai detto questa cosa? Come ti permetti? Come ti azzardi? Vittimizzati, però quando ti vittimizzi non farlo come lo fanno tutti quanti le persone che conosco, i miei clienti, no. Non fare la vittima come i miei clienti, fai la vittima come le persone propositive, come lo suggerisce il Picchianti. Ci sono modi e modi di fare la vittima. Il modo sbagliato di fare la vittima è quando tu dici all'altro che ci sei rimasta male e non sei sul piedistallo, ma sei sempre sotto. Quindi lì è la vittima sbagliata. La vittima giusta è quando in realtà tu stai parlando col narcisista. Stai parlando col tuo ragazzo, è uno stronzo, va bene. Il rapporto che usi nei suoi confronti è un rapporto che in realtà di vittima è un rapporto stile questo, per esempio. Wow, non mi aspettavo davvero da parte tua una risposta di questo tipo. Ammetto che stai perdendo un po' di punti. Sarà meglio prendermi del tempo per me stessa quest'oggi. Copia e incolla questa frase, utilizza questa frase come ti pare, ma quello che conta è che usi questa frase per rimetterlo in riga. Non vuoi assolutamente fare che il narcisista sappia che tu stai male quando ti ha risposto, quando tu ti metti a fare la vittima, ok? Non deve sapere che stai male, deve sapere che tu stai bene e che ci sei rimasta male per il suo modo schifoso. Di dirti alcune cose e che tu sei sul piedistallo, ok? Quindi tu sei sul piedistallo con il narcisista e non hai intenzione alcuna di creditarlo bene, invece lo vai a screditare, ok? Screditarlo vittimizzandoti, questo lo uccide, cioè questo fa proprio male, uccide le persone, sta roba. Cioè, tu immagina che sei una vittima nel positivo con alcune persone. Che cosa potrebbe significare? Può significare, quando tu fai la vittima nel positivo, che in realtà stai
sei sul piedistallo, cioè per esempio se io, dico al narcisista che semplicemente penso che lui non sia una persona in grado di soddisfarmi, ma che io gli voglio bene e che comunque ho bisogno di stare il tempo da sola perché sta perdendo punti. La parola chiave stai perdendo punti. Se tu gli dici che sta perdendo punti, è quasi inevitabile, che ti metti sul piedistallo. Perché chi è che gestisce e dice se una persona guadagna o perde punti nelle gare? La giuria. Se tu sei la giuria, quindi l'assetto mentale della giuria, vuoi che sia sempre presente col narcisista. Da giurista, per esempio, io sono un narcisista, no? Qual è la donna che riesce a scavalcarmi bene? È la donna che in realtà mi scredita molto il bastian contrario. Anche la bastian contraria rompe le palle, è fastidiosa. E piace per assurdo, ci dà una sensazione di non vincita. Ogni tanto gliela dai, cioè si tratta per esempio lì di utilizzare il principio di Pareto 80-20. Quindi per esempio se tu interagisci con un narcisista, l'80-20 rappresenta che l'80% del tempo lo screditi e gli dici che non è tanto, non è bravo, eccetera. E il 20% del tempo invece ti complimenti con lui. Per esempio, vieni da me che sono narcisista e mi inizi a dire: beh, sai, non sei molto bravo a fare questo, secondo me ci sono cose migliori. E me lo ripeti tipo 8 volte su 10 quando parliamo del mio lavoro, esempio, o una volta su 5, ok? Quando ti parlo di cose, ti dico cose. Me le screditi e me le butti giù, mi dici: ma no, non credo che sia così, no, secondo me ti sbagli. Poi una volta su cinque mi compensi, ok? Allo stesso tempo però facendo questa cosa hai un piccolissimo rischio, ok? Questo piccolissimo rischio implica che tu poi rischi addirittura di allontanarlo per sempre. Però è basso, nel senso, per esempio, c'è una persona che conosco nella mia vita privata, palesemente narcisista. Questo c'è una persona che sta a fianco che gli fa due maroni così, ma proprio grossi quanto lo schermo che stai vedendo adesso, proprio grossi proprio, enormi. Se stai al telefono, no, ma se PC, televisione, due maroni così. Gli fa questi maroni e lo rimprovera costantemente, lo devasta, eccetera. È veramente orrendo. Cioè, nel senso, lui sta bene, gli sta benissimo questa cosa, gli piace, cioè nel senso gli piace che lei sia così, perché lei è tipo bastian contrario a vita. Cioè, nel senso, lui si è ritrovato una persona che soddisfa tutti i suoi bisogni, perché rappresenta la madre che non ci ha mai avuto autoritaria, non autorevole, autoritaria. Ora, un'altra cosa che puoi fare con un narcisista, per esempio, è scoprire che tipo di figura era assente nella sua vita, cioè non assente tipo la madre non ce l'ha avuta, ma la figura del tipo se la madre era troppo permissiva dovresti essere super super autoritaria e bastian contraria. Se il padre era troppo costrittivo, cioè costrittorio credo si possa dire in italiano, allora tu potresti essere esatto opposto. Però attenzione perché tu vuoi scoprire dov'è che lui odia. Cioè, se lui odia la figura paterna, non è quella che puoi prendere per esempio. Se invece vedi che comunque tra i due genitori odia di meno la madre, allora puoi prendere la madre come benchmark, come indice di riferimento. Per esempio, se la madre è una donna, non so, tranquilla, eccetera, e lui comunque con la madre non ha chissà che odio, eccetera, l'odio c'è solo sull'altra figura. In quel caso, vuoi utilizzare due benchmark principali di riferimento, la madre è quindi identica o l'opposto della madre? Puoi fare due cose, cioè se la madre è super permissiva, tu puoi essere altrettanto super permissiva. Se ottieni risultati entro 10 giorni, 2 settimane, lo vedi subito perché scopri praticamente che lui reagisce, si infatua e si innamora.
Se no, l'opposto, cioè la madre è super permissiva, tu sei super, super autoritaria, cerchi di bloccarlo, cerchi di impostargli una regola, lo critichi spesso, cioè criticare spesso il narcisista è un'altra cosa che funziona, che puoi fare, che sicuramente ti può portare a un certo carico, un certo grado di risultato. E basta, quindi semplicemente poi ottieni dei risultati col passare del tempo perché scopri che il narcisista risponde a quel tipo di stimolo. Tuttavia, per fare innamorare brutalmente un narcisista, diciamo che alla base ci sono questi due principi, quindi rispecchiare un po' quello stile e trovare qual è questa figura che tu vai a sostituire, ovviamente una figura materna, potrebbe essere per assurdo anche paterna, e quindi vuoi donare a lui, quindi dare a lui la possibilità di devastarsi, tra virgolette, e accaldarsi fra le tue braccia, perché in realtà tu gli stai fornendo un sogno IMA, che cioè qualcosa che non ha una persona autoritaria nella sua vita, preferisce una persona preferisce una persona più permissiva e viceversa, una madre, un padre super permissivi, e lui ha il conflitto, quindi, quindi con le parti con cui ha amore non ha conflitto. O segui le parti così come sono o fai l'esatto opposto e scopri sicuramente il metodo brutale per farlo innamorare. Lo devi reiterare sempre. Ah, ma il lavoro, sì, cogliona, se stai guardando questo video è un lavoro, perché non capisco io come si possa pensare di creare qualcosa di funzionale senza investire, senza vederlo come se fosse una cosa da fare. Perché le persone che si lamentano, ma è un lavoro, se io sono nato stupido in ambito sentimentale, quindi problema mio. Tu, se stai guardando questo video, sicuramente qualche deficit ce l'hai, prova un attimo a pensare che sì, è un lavoro, però ti devi impegnare. Se vuoi creare una relazione stabile, a mio avviso ti devi impegnare ed è un lavoro. Perché è la relazione stabile è un investimento, tant'è che insomma a tutti gli effetti, altrimenti ti attacchi e rimani così come stai. Iscriviti al canale, in descrizione trovi il link per una consulenza conoscitiva. Federico Picchianti.